e la SIAE ne uscirà pulita. Ma che cazzo dici? Se distruggiamo i Gem Boy potremmo mitizzarli ancora di più e sarebbe pubblicità gratuita per il loro nuovo album. L'hanno fatta anche con Freddie Mercury. L'album a cui ti riferisci presto sarà di nuovo nelle nostre mani. Per me dite tutti delle grandi cazzate. Cosa mai potrà fare un album che esce dopo che sono morti tutti? La gente si dimentica in fretta, l'hanno fatto anche con i Duran Duran. Non sottovalutare la potenza dei Gem Boy che hanno fatto della risata la loro arma. A volte in un testo o in una melodia di una canzone può esserci una forza oscura. Non cercare di mettermi in testa che i Gem Boy fanno ridere. Una canzone del cazzo rimane pur sempre una canzone del cazzo. E poi lo diceva anche Bennato, sono solo canzonette. Di questa canzonetta cosa te ne pare? Vater, basta. Va a cuccia, se no niente bambola gonfiabile questa sera. Uffa, che palle. Masini fa schifo anche a me. Molto bene. Allora ormai è deciso. Non appena la principessa avrà confessato dove si terrà il rave party, la stirpe dei Gem Boy dovrà sparire in un sol colpo. Ti piace il mio nuovo rossetto? Che bello umano! Dammi da bere, storpio. Ti rendi conto? Che hai visto l'ultimo film di Cicciolina? Ma che è ancora viva? L'hanno clonata, non lo sapevi? L'ultimo Erickson è una vera chiamata. Che effetti speciali di merda. Ti ha sentito, sai? Sentito cosa? Anch'io ho sentito cosa hai detto. Non puoi dire che fanno schifo questi effetti speciali. Io sono stato in sala trucco per 3 ore. George Lucas poteva fare meglio. George Lucas lo lasci stare. Non te la devi prendere, sai. Fra qualche anno metteranno degli effetti digitali. Non è vero. Sta zitto, vecchio di merda. Il mio braccio finto. Figo, grazie. Ciuccia Becca qui, al secondo pilota di nostra nave che pare faccia al caso nostro. E adesso io e lei parliamo del prossimo rave party dei Gem Boy, ma non prima di fare qualcosa per il suo alito. Preferiva un vibratore altezza? Sono Jans Boro, il comandante del Millennium Bug. Ciuccio mi ha detto che devo portarvi da una gnocca. Sì, esatto, sempre che ti interessi. Cosa, come? Non avete mai sentito parlare del Playboy Jans Boro? Veramente no. Tutti qui mi conoscono come Inseminato. Io ho trombato con più di 1000 donne. E non una alla volta, ma anche 3 o 4 alla volta, sai. Pensi mi interessi abbastanza? Chi è sta gnocca? Diciamo che è importante. Per me, per il ragazzo e per i Gem Boy. E fatti i cazzi tuoi. Ma che male c'è se vi piacciono i Gem Boy? La dobbiamo liberare dall'impero SIAE. E questo ti deve bastare. Ah, ma so sì, allora la faccenda si complica. Vi costerà un po' di più. Voglio 35.000 cassette dei Gem Boy. 35? Per un passaggio va bene qualunque gruppo.
Cosa ti aspettavi chiedessi? I Pooh? Certo, non sono mica male come gruppo, ma dobbiamo stare qui a sentire questo usuraio. Avrai subito le tue cassette. In più, una maglietta, quando avremo salvato la ragazza. Una maglietta? Allora avete trovato il passaggio. Si parte fra 5 minuti dal molo col mio numero preferito, il 69. 69. È meglio che vi leviate dai marroni, la CIA vi ha già boccheggiato. Andiamo a vedere. Soccia che bazza, una maglietta, ma ti rendi conto? Non ne ho mai avuta una in vita mia. Andiamo bene a preparare la nave, dai. La maglietta che gli daremo in realtà è un falso che viene da Napoli. Ah, ecco, mi sembrava strano. È incredibile, il siero Cloralit non ha avuto effetto. Perdonatemi, comandante Kamosho, ma io non ce la faccio a starle vicino. Chiedo scusa, comandante, siamo pronti per fare il test HIV sulla principessa. Credo sia giunto il momento di farle cambiare sapore, sai? Cosa intendete? Vediamo se le fan dei Genboy ingoiano tutte come dicono. Fatele il test e portatela qui. Molto bene. Liberare l'hangar 19. Liberare l'hangar 19. Ma è un gran gesso. Sì, ma a tutti comfort. Vasca con idromassaggio, cinema a luci rosse. E in più c'è la mia collezione privata di cronaca vera e camionista. Ma ora smettete di rompere i marroni e salite a bordo che partiamo. Questo è il mandolissimo vano dei Genboy. Vi ricordiamo che siete su Radio Plutone, la radio che se non l'ascolti sei un coglione. E tra l'altro tutti quelli che non credono nella figa di aspetto di Marco Masini, vai! Ciuccio, prendi il moto! Questa rintanza con Masini io non la capisco. Per me è un bravo cantante. Dio buono, devo fare l'avviamento di Windows. Mi sa che ci vorrà un casino. Tu intanto cercaci di rompere un salto nell'iperspazio. Metti bene il crack, se no non parte. Scusa, ma perché non abbiamo già fatto il salto nell'iperspazio? Ma perché non vai di là a farti delle seghe? Il sistema sta rivelando tutte le periferiche. Ecco, ci siamo, ha rivelato il CD-ROM. Scioccia se adoro questa musica. Che cazzo è tutta questa turbolenza? Ah, niente, fa così quando non trova qualche DLL. Qualche DLL? Ma che schifo di computer. Senti, mezza sega, alla fine funzionerà tutto ugualmente. L'importante è non fare più operazioni alla volta e vedrai che tutto andrà bene. Al limite lo riavvio in modalità provvisoria. Cos'è quella luce rossa? È cominciato il filmino porno, andate a vederlo che faccio il shot nell'iperspazio. È risultata negativa al test. Comandante Kamosho, la trovo in forma con la sua uniforme da frocio.